Radio Kairos, Italy. Ed eccoci qui con una delle Deus Ex Machina di questo evento straordinario del Tattoo for Peace. Mi sto riferendo a Federico Nicosia, a cui mi tocca, mi è stato proprio imposto, ahimè, io non volevo, Federica, credimi, però mi tocca timbrarti con il Tattoo for Peace. Sei pronta? Dov'è che lo vuoi? Qui sulla mano, mi sembra la postazione migliore, super onorata. Allora, eccoci qui, Tattoo for Peace, io stringo non troppo perché non voglio farti del male, e voilà, Tattoo for Peace anche per Federica Nicosia. Riconsegno immediatamente il timbro del Grande Canale della Pace, Tattoo for Peace, un'edizione straordinaria, la terza del Grande Canale della Pace, e qui Federica Nicosia è l'organizzatrice, niente poco di meno che... Sì, io sono una delle organizzatrici della mostra e la collaborazione con Tattoo for Peace è stata veramente interessante. Le vignette portate da più di 100 vignettisti hanno dato un contributo incredibile alla mostra in quanto tale. Siamo contenti di aver lavorato insieme per questo progetto, che spero che sia di gradimento al pubblico, insomma. Mi sembra di sì, c'è tanta gente, dalle 7 in poi sta arrivando una marea di gente svariata, di tutte le età, di tutte le condizioni sociali, mi permetto anche di aggiungere, e quindi mi sembra che anche così, passando qui in mezzo e raccogliendo, ascoltando un po' i feedback di queste persone, devo dire che tutte sono estremamente positive. Sei contenta? Cosa ha significato per te questa esperienza? Sì, assolutamente, siamo molto contenti perché abbiamo potuto rappresentare una tematica che spesso si parla, ormai sempre più spesso, dei tatuaggi, ma non era ancora stata equiparata a una forma d'arte, quindi per noi è una grande soddisfazione essere riusciti in questa impresa grazie a tanti artisti tatuatori diversi. Tattoo Forever senza Marco Manzo poteva essere? No, assolutamente, lui è stato un elemento fondamentale per la scelta degli artisti di questa mostra e per decidere insieme quello che doveva essere il progetto dell'espositivo. Allora, ti faccio una domanda trabocchetto. Hai qualche sassolino da toglierti nelle scarpe? No, assolutamente, siamo molto soddisfatti della riuscita della mostra. E allora io non posso fare altro che ringraziare Federica Nicosia, una delle organizzatrici fondamentale presenza di questo evento di Tattoo Forever alla Pelanda a Testaccio qui a Roma. Grazie Federica. Grazie mille a tutti voi, grazie. Radio Kairos, Italy.